Anch'io ti amo. Tutto il cuore, sì, ti amo, sì, ti amo. Ci sposiamo, sì, ci sposeremo. Noi due ci sposeremo. Facciamo una cosa, chiedimi di sposarti un'altra volta. Va bene, ti vuoi sposare con un'altra me? Un'altra volta? Ti vuoi sposare con un'altra me? Un'altra volta? Ti vuoi sposare sì, con sì, me? Sì, 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 sei la massima espressione del mio sogno più bello, il matrimonio, il matrimonio. Matrimonio? Ho sentito bene, sì, il matrimonio. Ma... ci sposiamo. Non mi sporcare. Ci sposiamo. Ah, figliolo, no, nemmeno tu. Ma che bello, che meraviglia, vi faccio i miei auguri. Mio caro, finalmente ti hanno catturato bene. Spero proprio che duri. Bene, è meraviglioso questo. Dobbiamo cercare con urgenza una wedding plan. No, mi scusi, ma il mio conte non ha bisogno di nessun'altra donna che non sia io. No, quello che vuole dire mia madre è che abbiamo bisogno di una persona che organizzi, pianifichi il matrimonio. Neanche per sogno, non ci penso proprio. Io ho già pensato a tutto, vorrei qualcosa di semplice. Di semplice? Sì, non meno di 2000 persone. Ah, 2000? Sono poche, mi sono tenuta stretta. Beh, non lo so, vediamo quanta gente mi viene in mente. Bene, ovviamente mi dispiace che mio figlio non ha accettato il titolo di re. Ma va bene, da buona madre voglio la sua felicità. E credo che la felicità sia al tuo fianco. Però una cosa non esclude l'altra. Voglio dire che ci penserò io ad organizzare il matrimonio. La wedding planner sarò proprio io, non è geniale? Valentina, perdoni. Non parlare, Nicolas. Ti ho portato un regalo. Ah, grazie, mi fa molto piacere. Sì. Ma non parlarmi più. Lo so che te ne vai, compato, non però veramente io... Non parlare più, Nicolas. Nicolas, non lasciarla andare. Dille che l'ami, dille la verità. Guardala negli occhi, così lei ti potrà capire. Guardalo, è proprio Nicolas, il tuo amore. Cerca i suoi occhi, Valentina. Valentina, lo so che sono terribile, che sono un bambino, un immaturo, irresponsabile, praticamente un disastro. Sei un disastro, ma l'amore non bada a questo e io ti amo così tanto, Nicolas. Non smetterò mai di amarti, lo so. Amore mio. Ti amo, Valentina. Ti amo, Nicolas. Ma ragazzi, io ho organizzato i migliori matrimoni dei reali. Guardate, mi avete davanti agli occhi chi ha organizzato il matrimonio della principessa Elena delle Asturie con... Mamma, Noi non abbiamo bisogno di nessuna organizzatrice, no, va bene, per grazie. Favore, ragazzi, fatemi il piacere. Dai, mamma, manca ancora molto. Come? Ho sentito bene, manca ancora. Quanto manca? Beh, dobbiamo risolvere ancora la parte legale, non so, 3 o 4 mesi. Giorni, giorni, conte. Se pensi che io aspetterò più di 3 o 4 giorni per risolvere questa situazione anomala che ti porti dietro da tanto, ti stai sbagliando. 3 o 4 giorni al massimo, punto. Ma se ho solo 3 o 4 giorni, devo cominciare ora. Ho talmente tante cose da fare. Le fedi, gli invitati, la lista di nozze, la truccatrice. Oh, le tovaglie, i vestiti e la torta. Una enorme torta di matrimonio. Matrimonio! Si sposa! Matrimonio! Oh, sì! Piano, ragazzi! Matrimonio! Floricienta! Greta! Ma stai bene? Ti sei fatta male? Ah, un'altra volta! Stai bene? Forza, piano, ecco così! Iai, stare molto bene, iai, sarei emozionata per il matrimonio! Ancora! Devi metterci del ghiaccio! Ia! Nine, io stavo perfettamente bene. Se Evaristo chiama il medico, Maya, prendi il ghiaccio. Ragazzi, convincete Anna a non esagerare con i preparativi del matrimonio. Conte, ti amo. Anch'io, amore mio. Evaristo, accompagnami nello studio. Maya, vieni qui, rimani con Greta, vado a chiamare il medico. Evaristo, nello studio. Nine. Ya, via nello studio. Non comandare, Greta. Evaristo, Nine. Ciao, ciao, come state? Che dite? Tutto bene. Bene, sì. Bene, tutto va bene, basta che mi dite che tutto va bene, che tutto procede per il meglio. Che? Pensiamo al viaggio, amore mio. Gli hai raccontato che partiamo tu, tuo padre ed io? Sì, ci mancava solo il viaggio, dove te ne vai? Andiamo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, papà ha un viaggio da fare e ci porta con lui per 3 mesi. Bel viaggetto, te ne sei approfittato subito. No, Nicolas. No, Nicolas, non è così. No, ha voluto pagare la sua parte, papà ha insistito, ma... Cosa stavi pensando? Io pago. Se poi si tratta di una cosa del genere, io il viaggio è fantastico. O no, amore mio? Ma certo. Bene, allora... divertitevi tanto. Addio, Valentina. Addio, Nicolas.
Oh, deve continuare molto questa storia. Amore mio, non ti bastava saper parlare così bene che ora non la smetti più di scrivere? È un'autobiografia. Io sto scrivendo tutte le malefatte che ho compiuto. Non so, è come se mi stessi confessando, capisci? Ah, che bello! E come si chiamerà il libro, dimmi? Gli aneddoti della figlia di un'ottima madre? No, si chiama Dall'amore all'odio e dall'odio all'amore di nuovo. Ah, è originale. Perché è come se avessi visto tutto il male che ho fatto, ma da una nuova prospettiva. È una catarsi. Ah, che catarsi, amore mio. Questo si chiama pentimento. No, splendido, meraviglioso. No, non hai capito. Io sto scrivendo tutto questo in terza persona. Capisci o no? Per esempio, come si fa in una favola, io mi chiamo Josefina. Ah. E io che ruolo avrei? Ho un mio personaggio, immagino la protagonista, Lady Mary o Marilyn Saint-Jean, eh? Vediamo. No, ti chiami Beatrice la Serpe. Ma cosa dici? Direi che sarebbe meglio dire la Regina Biscia, secondo me suona meglio. Vediamo, la Regina Biscia, dai fammi vedere, Biscia. Passamelo. No, non ho ancora finito di scriverlo, ti prego. No! È stata lei, eh? Non sono stata io, le ho chiesto il libro e lei non me lo voleva dare. Ma non è per questo, vengo a chiedere un favore a nome del direttore del carcere. No, io non ci sto a questi giochi. Ma non dica stupidaggini, per favore. Il fatto è che una mia amica mi ha detto che canta molto bene. Ah, sì? E quello che vorrei è che cantaste per un compleanno. No, non lo faccio. Come no? Come no? Mamma, no, no, perché no? Sì, io dai, sto chiedendo una cosa molto importante. E in più, in cambio, potresti avere qualche piccolo favore. Oh, 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 così mi piace. Va bene, allora hai da scrivere? Perché voglio chiederti 5 kg di miele per la gola, 2 kg di limoni, perché il succo di limone fa bene alle corde vocali, e 5 piastre per lisciare i capelli, per favore. Perché vuoi 5 piastre per lisciare i capelli? Ma tu lo sai cosa posso ottenere in cambio di queste, tesoro? Evaristo, dobbiamo assicurarci di ottenere l'annullamento. Dai, riprova di nuovo con l'avvocato, ti lascio qua il numero. Ah, ti chiedo una cosa, per favore, pensaci tu all'organizzazione. Non lasciarla mia madre perché è insopportabile. E mi sembra di aver bisogno di un vestito nuovo, no? Che succede? Che succede? No, no, niente. Stavo pensando bianco, nero, smoking, frac, moda internazionale, locale. Io stavo pensando a qualcosa di diverso, qualcosa che sia come Flor, come la nostra nuova vita che inizia. Che ne pensi? Dimmi. Signore, mi scusi, ma non ce la faccio più. Lei conosce perfettamente i codici dei reali del nostro paese. Evaristo, più o meno, ma stavolta sarà diverso. Sì, lo spero. No, no, sarà diverso. Non deve smettere di desiderarlo. Facciamo una cosa. Tu vai all'ambasciata e cerca di avere tutti i dettagli. Voglio delle buone notizie, va bene? Una volta nella vita, buone notizie. Lo spero. No, come piangevi, amore. Stai meglio? Sì. Oh. Amore mio. Ciao. Amore mio. Oh, amore mio, ti amo. Ti amo. Anche io ti amo, Conte. Anch'io. Ragazzi, stavo pensando. Però che bello che mio nipote. Ciao, ciao nonna. La festa la volete di notte o di giorno? No, perché mi a me sembra che sarebbe meglio di giorno. E in più vorrei sapere cosa volete. Carne bianca o rossa? Per il primo piatto, certo. Mamma, perché il secondo lo scelgo io. Non fare niente, nessun piatto. Ecco, patè. No, no, il patè no. Meglio fagiani del Crico Ragan. Ciao, ciao, piccolino, che bello. Conte, io le voglio bene, davvero, e non le voglio mancare di rispetto, ma non può fare così. Buona. Oh, buona. Ti amo. Ti amo con tutto il mio cuore. Anch'io. Che succede? Niente. Che ti succede? No, niente. Amore mio, dai, dimmelo, a cosa stai pensando? Che succede? Non voglio preoccuparti, però io... Avevo la stessa illusione quando dovevo sposarmi con Federico. Ero così contenta, così felice. E poi è successo quello che sai. È stato tutto così triste, difficile, doloroso. Ora sento che sono così felice con te. Abbiamo una famiglia, stiamo per sposarci. E non sopporterei che tutto finisse e ci si spezzasse il cuore. Flora, sta tranquilla. Mi fa paura. Tranquilla, amore mio, tranquilla. Tu meriti solo di essere felice. Io ti posso assicurare che i bambini ed io ci occuperemo di questo. Va bene?
Io non sono mai stato così tanto sicuro di questo amore che sento per te. E anche per i miei figli, guarda, guardali come sono, guarda tutta la felicità che ci danno. Abbiamo dei bambini bellissimi, amore mio. Sì. Sono bellissimi, tranquilla, non c'è motivo di soffrire, non c'è motivo di preoccuparsi. Io ti capisco. Grazie, ti capisco, Conte. Amore. Grazie, te l'ho mai detto che ti amo con tutto il cuore? Perché a dire la verità non me lo ricordo. No, nemmeno io mi ricordo, tu te lo ricordi? Ma che dici, ricordi papà? Che avrò mai sentito dire? Io mi ricordo. E vediamo come castigo cosa possiamo fare con la mamma. Mi vuoi castigare? Oh, Conte, per favore, non farmi questo, non essere così crudele con me. Amore mio, quello che voglio è che usciamo da soli. Da soli e bambini? Da soli, sì. Da quando sono nati i bambini non siamo mai usciti da soli. Però... Che cosa? Va bene, da soli. Da soli, noi due. Da soli, va da bene. Soli noi due. Noi due senza queste meraviglie. D'accordo, hai ragione. Va bene. Flor, Massimo, venite, stanno portando via Greta. Che? Come? Nine, io vado da sola. Non si discute, mi è sentita. Sarà bene, dottore? Vediamo cosa dirà la radiografia, ma ci vorrà un mese almeno, alla sua età, capisce? Ah, mia età? Sua nonna forse, io non essere vecchia, capito? Sì. Dai, non sta, Greta. Non sì, dai, Greta. Greta, ti vogliamo di nuovo guarita al 100%. Devo contattare qualcuno per la pulizia. Pronto? Servizio di catering? Mi scusi, nessun estraneo verrà in questa casa, chiaro? No, può venire mia nipote, che essere molto brava e non straniera. Sì. Va bene, dai. Sì, esatto. Forza, poi cercheremo di risolvere. Piano, forza. Attenzione. No, ecco. Bene, no, bene. No, questo molto non bene. Lo voglio. Piano. Che dici, bene. Possiamo uscire? Ma è solo una passeggiata, amore mio, una passeggiata per stare un po' da soli. Mamma, grazie. Tu puoi pensare ai bambini? Grazie. No, ragazzi, scusate, ma io ora devo uscire. Ah, bene, voleva tanto essere la madrina e ora non si preoccupa neanche di essere nonna. Sa una cosa, lo chiediamo ad Evaristo, no. Grazie. No, Evaristo non può, è a una riunione di categoria. Bene, allora non usciamo, non lascio soli. Ma no, non è così, Florencia. È che con tutte queste cose del matrimonio, scusatemi, ma sono così occupata. Ma non uscirò, saranno dei santi, non si sentiranno nemmeno. Sì, va bene. Anche quando gridano sono i miei amori. Ce la posso fare. Uscite tranquilli. Grazie. Ma sì, sta tranquilla. Pronto? Pronto, signore. Ah, Evaristo, che cosa mi dici? Come va? La riunione si è conclusa? Quale riunione? Sì. Mi scusi. Ascolti, l'arzobispo vuole vederla urgentemente. Venga subito, per favore. Va bene, molto bene, grazie. La riunione si è complicata, mi ha chiesto di andare a dargli una mano. Quindi dal momento che i bambini hanno cominciato a piangere non mi sembra carino lasciarli alla mamma così. No. Dopo vengo a prenderti, amore mio. Buoni questi lecca-lecca, vero? Sono buonissimi, dobbiamo pensare bene al matrimonio di Flo. Che vogliamo fare? Il battesimo è venuto benissimo, certo. Ora per il matrimonio dobbiamo pensare ancora più in grande. Chiediamo Martin. Luz, ti ho chiamata alle 2 e non c'eri. Poi ti ho chiamata alle 5 e non c'eri. Beh, non piangere ora, eh. Se piangi vuol dire che ti succede qualcosa. Ascoltami, con chi stavi e dove stavi? Ehi! Ma mi stai prendendo in giro? È così, eh? Bene, con Martin ci parliamo dopo. Sì. Nicholas, vorrei parlare con te, devi dirmi tutta la verità. Valentina non è qui, non puoi accaparrarti altri punti, hai già vinto, è tua, che altro vuoi? Va bene, aspetta un attimo. No, non aspetta un bel niente, se sei venuto a farmi del male non starò qui ad ascoltarti, non voglio più soffrire. Stavolta hai vinto tu, ma ti darò un bel colpo in faccia per farti sentire aspetta, come ci si sente. Aspetta, sono venuto solo a parlare. Certo. Preparati adesso, mettiti in guardia perché ce le prenderai. Che succede con Valentina? Perché lei è innamorata di te? Io pensavo che le sarebbe passata. Invece no. Tu mi stai dicendo che sei venuto qui per... Per parlare. Per sapere. Perché se anche tu sei innamorato di lei, io farò un bel passo indietro. La prego, Eminenza. Questo è un caso molto particolare. Deve cercare di aiutarmi, per favore. Figliolo, la responsabilità di un atto. Ricordati che è la massima offerta che si fa a Dio. Bene, io sono molto responsabile, ma mi capisca. Cerchi di farlo, mi ascolti. Meno male che si sono addormentati, Flor. Non sai che matrimonio ti sto preparando? Sarà meraviglioso, pieno sì, di fiori gialli. No, mia cara, non saranno gialli. Devono essere bianchi. Non è un'esposizione di Van Gogh. A me non interessa del colore dei fiori che ha usato Van Gogh. Al mio matrimonio ci saranno dei bei fiori gialli. Per la prima volta siamo tutti insieme. Siamo felici, ci amiamo. E non posso credere che la religione non approvi tutto questo.
Bene, potrete benedire questa unione d'amore, ma sposarti con cerimonia religiosa è impossibile, figliolo. Va bene, ma ci deve essere un'altra soluzione. Immagino che ci sia. Si calmi, signore. Glielo dici tu a Flora. Deve esserci un'eccezione. E dopo il primo piatto dei dolci più buoni del mondo. Sì, voglio che ci siano i dolci più buoni del mondo. Propongo di preparare una tavola rotonda, così ci potremo guardare in faccia e ognuno potrà raccontare i suoi sogni. Io ho il salone ideale per questo. Quale salone? Sarà tutto all'aria aperta, con la protezione delle mie fatine e delle stelle. No, non all'aria aperta. Allora dobbiamo affittare un tendone, perché immagina se facesse freddo. È impossibile che faccia freddo, e se pioverà mi bagnerò. Sarà la notte più felice della mia vita. E manca così poco. No, non posso credere che la nostra chiesa non contempli l'amore, non ci posso credere. Lo contempla, per questo se ti sei sbagliato ti lascia il tempo di riflettere. E in questo modo puoi dare il giusto valore al vero amore. Ma no, e di quanto tempo stiamo parlando? Bene, ti potrai sposare con chi vorrai tra soli 2 anni. Che? Io non posso aspettare 2 anni. Io le sto chiedendo che si faccia giustizia. Giustizia per l'amore quello vero, l'amore di Dio. Purtroppo non si può fare nulla, figliolo. Ricorda che anche la pazienza è una virtù divina. Bene, 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 signore. Stia tranquillo, la signorina Florencia saprà certamente capire. Saprà certamente capire, sì, saprà capire. Che sta mormorando? Quando fa così mi spaventa. Che le succede? Che succede? Che succede? Glielo dici tu, eh? Glielo vuoi dire tu? Dobbiamo fare qualcosa, Evaristo, ma bene, non so che va cosa. Bene, va bene, la religione glielo impedisce, signore. Allora facciamo qualcosa di simbolico. Come? Ma che stai dicendo? Flor vuole il matrimonio, e vuole un matrimonio normale. A Flor non importano le carte, lei vuole la cerimonia. E dopo tutto quello che ha dovuto sopportare, io non voglio rimanere senza fare nulla. Va bene, però ci deve essere un'altra maniera. Lei vuole il matrimonio e avrà il matrimonio. Io non ho capito, ma mi sembra che mi hai chiesto... Che cosa mi stai chiedendo? Scusa, è che... Puoi farla felice? Puoi offrirle qualcosa? No. Io posso solo darle ciò che sento per lei. Non l'avevo considerata, me ne sono reso conto solo quando l'ho persa. Sono stato sciocco, ecco, uno sciocco. La verità è che tu sei il più sciocco che io conosca. Non è nemmeno il momento di dirmi questo, non credi. Ma lei ama soltanto te. Io mi sono reso conto di questo quando ti guardava. Mi sono reso conto che non mi ha mai guardato così. Lei è così trasparente. Sì, è così. 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 Guarda come ci ha ridotti. Estoy vencida porque el mundo me hizo así y no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdidos en el bosque del amor. Y dicen las hojas del libro que más lo oyó. Esta vez el esclavo se escapó. Esta vez el esclavo se escapó. Happy birthday, Mr. Director. Happy birthday to you. Yeah! Ho una proposta da farvi. Sentiamo. Sì, perché sento che manca un po' di sanarte in questo carcere. Ah, sì. Per dare sollievo all'ambiente
Mi hanno detto che possiamo fare uno spettacolo per le detenute. Che ve ne pare? Lei mi sta parlando di uno spettacolo per le detenute? Sì, cosa dici? Va bene. Ecco qui. Ora dovete cercare di svegliarvi per la prima lezione che vi darà la mamma sull'origine dei vostri nomi. Parliamo di storia. No, il tuo nome è bello. È bello. Ascolta, tu sai come ti chiami? Andres. Per quest'uomo, questo è tuo nonno. È il papà del mio conte. Non so molto di lui in realtà, ma ora mi informerò e ti racconterò. Però era un uomo buono, importante, lo vedi? Vedi che bello? È il tuo nonno, eccolo qui. Ti lascio la foto qui, così potrai conoscerlo meglio. E tu lo sai come ti chiami? Margherita. E sai perché? Perché la mia mamma si chiamava Margherita. La mia mamma era una persona stupenda, era buona. Era la regina delle favole sulle fate, delle cose magiche e dei giochi divertenti. Queste cose non si vedono, ma si sentono nel cuore. Ora lei è su nel cielo. E tu ti chiami Margherita Anna come l'altra tua nonna. Lei è qui, è buona, è bella, è un po' confusionaria, ma è buona. E tu? Tu ti chiami Federico. Sai perché? Federico era il fratello maggiore dei ragazzi. Era il mio Federico. Anche lui ora è in cielo. E io so che è il tuo angelo protettore, il tuo angelo custode. E ti starà sempre accanto. Era una gran persona. Bene, ora cerchiamo di dormire. Così mamma e papà possono uscire a festeggiare il fatto che si amano e che si sposano. Possiamo uscire un pochino per stare da soli? Va bene? Bella, intelligente, così buona, così perfetta. E sta sempre ovunque. Questo non ha senso. Io mi sono stancato di sospirare, di soffrire e basta. E a me cosa serve? Se lei è innamorata di te, io non la voglio così. Che cosa vuoi dire? Che la lascio. Rinuncio a tutto. Me ne torno a casa e finisce tutto. Va bene, ma credo che prima dovresti dirlo a Valentina, no? Che ti importa? In più non sai se gliel'ho detto già o no. Sono così felice, mammina. Perché? Sì, grazie. Perché sto per diventare la regina dei penitenziari, è patetico. No, mamma, io non la vedo così. Pensa che andrai in giro per il paese, migliaia di persone vorranno stare al tuo fianco. Magari inciderai un disco, forse andrai anche in televisione una volta. Mamma mia, che bella! Tu dici? Sì! Ah no, sai che è brutto vivere in solitudine dal mondo. Sei tra le sbarre, nel carcere, no. Ma qual è la parte che non capisci, mamma? Stai vivendo il tuo momento di gloria, non essere triste. Piccolina. Che c'è? Non vorresti dividerlo con mammina? Che? Dai. Dai, no, mamma, dai, no. Dai, se tu dici di sì, io accetto. No, mamma. Sai una cosa piccola, sono seria adesso. Sarebbe la prima cosa buona che facciamo insieme. Ascolta, il duo Santijan. Allora, farete il giro dei penitenziari o no? Va bene. Sì. Accettiamo! Bene, molto bene. Applausi, applausi. Vediamo. Vediamo se vi animate con questa. Sì, questa. Questa mi piace tanto. Dai, suona. Tu tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Y tienes una sonrisa contagiosa. Pero tu pelo es un desastre universal. Valentina,
Come stai? Riattacca il telefono, che fai? Che fai tu? Pensi di essere la mia guardia personale? Nicholas, ascoltami, è brutto quello che stai facendo. Ti ho visto come stai cercando di rubare la donna a Pato. Guarda me, io sto per perdere Maya. Perché? Perché è colpa... Beh, ma questa è la tua storia, la mia è diversa. Sì, sì, può essere. La verità, hai ragione. Se ami Valentina, va per la tua strada. Io non devo essere d'intralcio nelle tue scelte. Sai cosa voglio fare? Voglio parlare con Valentina, però faccia a faccia. E se tu hai del sangue nelle vene, dovresti andare a parlarne con Maya e subito. Ma fallo. Esatto. Ho bisogno di affittare un Boeing per circa 150 persone da Cricoragana, tutta prima classe. Sì, guardi, mi mandi un campionario delle decorazioni per le feste. Ma no, non parlo con lei. Perché dovrei volere decorazioni in un Boeing? No, non deve mandarmi le immagini delle decorazioni con un Boeing. Che dice? Sì, con un taxi può andare bene. Che modo di complicare le cose? Immediatamente, mente, frena! No, Greta, come vai di corsa? Ferma! Scalino, essere pericoloso! No! Ah, ma che maniera di trattare, povera Greta von Beethoven, che essere zoppa e non camminare! Greta, meno male che sei tornata. Pensavo ci mettessi tutto il giorno per farti fare un gesso. Gesso, meglio queste ruote infernali. Oh, Greta, non servirà a niente. Ma adesso. Che dici, Greta? Io ti prendo come segretaria. Devi fare 200 telefonate. Ah, prendi sì? Il telefono. Va bene, allora sa cosa? Ma io chiamare mia nipote. Chi stai chiamando? Devo dirtelo io. Mia nipote, spero che potere venire, perché essere ragazza molto studiosa e molto buona. Lei può aiutare Florisienta. Sicura, se io domandare di venire, lei venire. Pronto? Pronto. Isolinda. Sì, 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 va bene, provaci, provaci. Se iniziano con le questioni protocollari, io sono praticamente fritto. No, no, ho bisogno dell'annullamento. Ne ho bisogno. Io devo avere l'annullamento per poi andare dall'arzobispo. Come dai 6 mesi ai 2 anni? No, 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 non può essere così, non può essere. Io ne ho bisogno in 24 ore. No, no, non in 6 mesi, non in 2 anni, in 24 ore. Greta! Che fai su quella sedia? Yeah. Che ti è successo la gamba? Ora devo cercare chi sostituire me, perché qui essere molto lavoro. Che cosa? Non voglio nessuno oltre te dentro questa casa, Greta. Per favore, Flora, smettila di fare la superdonna, dai. Anche io ho bisogno d'aiuto e l'ho chiesto qui a Greta. Non è motivo di vergogna. Io non mi vergogno, ma non ho bisogno di aiuto. Flora, quante volte devo dire? Perché non smetti per un attimo molto di essere bene. Così perché polemica con fatta tutti? Così. Non ci riesco. Va bene, ma ti sta aiutando. Sì, è vero, va bene, tu? Che hai deciso? Niente, me ne torno a Londra. Quindi devo parlare con Massimo per farmi prenotare il volo e fare in modo che faccia mi accompagni. Ma come torni a Londra? E non ci sarai al mio matrimonio. E quando ti sposi? Non lo so, oggi, domani, tra 2 giorni al massimo. Mancano solo dei piccolissimi dettagli. Che bello! Bene, allora fammi sapere quando ti sposi, così prenoto il volo. Va bene, ho un'idea. Cosa? Domandiamolo al conte, è lui che lo sa. Io mi rifiuto di dire a Flora che non mi posso sposare con lei perché le leggi del Cricoragan non mi per... Che cosa hai detto? Niente, non ho detto niente. È inutile, Massimo, abbiamo sentito. Che succede? Quello che avete sentito. La religione non mi permette di sposarmi. Il codice è molto chiaro. Non potrete sposarvi se non 2 anni dopo aver ottenuto il divorzio. Ma non serve il divorzio, il matrimonio è stato una messa sì, in scena. Sì, lo so, amore mio. E ho cercato di spiegarlo all'arzobispo, all'ambasciatore, a tutti. Ma non vogliono capire, non mi capiscono. Conte. Amore mio, perdonami, perdonami. Non so è che giusto. Fare. Sì, lo so, ma non so che fare. Scusate tanto, perché adesso non andate a fare un giro? Così potrete rinfrescarvi un po' le idee. Sì, hai ragione, perché non andiamo a farci un giro? No, aspettami 5 minuti, ora vengo. Valentina, dobbiamo parlare, dobbiamo parlare. Di che dobbiamo parlare, Nicola? Sei contento? Mi ha lasciata per colpa tua, sei felice adesso? Io non voglio che tu soffra, però ora sono contento. Il mio unico peccato è che ti amo e tutto ciò che l'ho fatto perché ti amo. Sai una cosa? Spero che al mio ritorno tu te ne sia andata al Polo Nord e che ti abbiano divorato gli orsi. Tu mi ami e non posso perderti. Lasciami in pace. Amore miei. Ciao, racconti di fate. Alla fine, tante illusioni per niente. Perché alla fine tutto si risolve nel peggiore dei modi. Senza niente. Che succede? È un segnale. È
Avete ragione, devo lottare. Devo andare all'ambasciata di Cricolandia e dire: Crinconganese, non potete farmi questo. E se volete proprio farlo, tornerò con una squadra antidiscriminazione e allora dovrete ascoltarmi, ecco. Grazie, piccolini, per il consiglio. Avete ragione. Lasciate stare, qui levo tutto io. Che c'è? Non mi guardate così. Sto cercando il modo di dimenticare il mio amore. Faccia, com'è bello, lo amo tanto. Andiamo a vedere quel programma alla televisione che è bellissimo. Lo fanno sempre su quel canale che ci piace. Parlano di una che vuole diventare famosa. Sì, è divertente. Poi la vestono sempre alla moda, hai visto? Andiamo a vederlo di sopra? Sì, andiamo. Andiamo. Che ci fai tu qui? Ciao. Beh, sono venuto a fare colazione perché a casa non avevo nulla, ma credo di essere arrivato tardi come al mio solito. Non dovevamo parlare di cosa succede tra noi due? Sì, ci ho pensato e credo che non si possa, è impossibile. Sei venuto per questo? No, no, non mi hai lasciato finire di parlare, aspetta. Mi sembra che non sia possibile, Maya. Tu vuoi andare via e così dimenticherai il povero Faccia come sempre. Invece tu non mi dimenticherai. No. Ehi, 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 smetti, lei è mia sorella, su, certo, certo. Voi ve ne andate in giro per la casa scambiandovi smancerie e la mia ragazza vi fa solo ingelosire. No, non va, stai ben attento, perché sono tutte uguali. Salve, come va? Era. Sto cercando Greta. Sì, chi la sta cercando? Isolinda, sono sua nipote. Sono venuta per darle una mano qui a casa. Sì. Sì, vieni dentro, vieni. Sì, entra. La tarde quando il sol caia, la tarde quando fuiste mia, la tarde che te. Dove vado? Dove vuoi tu? Cioè, dove vai? In che senso? Dove trovo Greta? Ah, no, Greta la trovi di là. Sì. Sì, va bene, compromesso. Sì, certo. Bene, ce ne stiamo un pochino noi quattro insieme. Ora il salone è vuoto e stiamo tranquilli, ci mettiamo a pensare. Che cosa gli compriamo da mangiare ai ragazzi? Pizza? Panatine? Ravioli? Oh, in questa casa non si può stare tranquilli neanche un secondo. Andiamo ad aprire la porta. Chi sarà? Un pagliaccio che gioca con voi? Chi lo sa? Grazie. Massimo Augusto Calderon della Hoya, amori miei! È una lettera per papà, una lettera per papà! E viene da Cricolandia. Magari alla fine si sono convinti e possiamo essere felici, sì! Magari ora posso sposarmi con il vostro papà! Che bello! E no, questa lettera non la posso aprire io, perché è proprietà privata di papà e io devo insegnarvi che non si può toccare, perché è un reato. Quindi ora la metto nello studio di papà. Per mezzo della presente le comunico che la sua richiesta di matrimonio è stata rifiutata. Dovrà attendere il lasso stabilito dalla norma ecclesiastica che è fissato per 2 anni. No! Niente, non può essere, non posso crederci. Avrei già dovuto ricevere la risposta dal Cricoregana. Ma che sta succedendo? E Flor? Flor e i piccoli? Sarebbero dovuti essere qui. Sono usciti solo per 5 minuti. No, Massimo, no, non cominciare. E se gli è successo qualcosa? No. Evaristo! Mamma! Greta! Che succede, signore? Perché che succede? Cosa sono queste grida? Flor, dov'è Flor? Nella camera non c'è, signore. Non lo so, pensavo che fosse con lei. Certo, io ero sola in sala da pranzo, figliolo. Sono riuscita a trovare un sarto. Avrai un vestito bellissimo. No, mamma, non adesso. Flor, hai visto... Nai, io sarei con nuova di casa. Io volevo rappresentare lei, signor Conte. Si è appena messa sua uniforme. Lei lavorare qui, tuo nipote, come stai? Hai mangiato qualcosa? Hai bevuto qualcosa? No, in realtà non ho avuto tempo, ma ci penso io dopo, grazie. Con permesso. Prego. Con permesso, io ora torno. Qualcuno può dirmi dov'è Flor?
Ciao. Ciao. Solinda, sono venuto a prendere un succo. Lo vuoi? Sì. Che bello il tuo nome, è originale, eh? Isolinda, sì. A me piace molto. Sì, non sì, mi piace. Oh, che sciocco! Ne vuoi un po'? Sì, grazie. Sì, prendi. Grazie. Di nulla. Martin, giusto? Sì, sì, Martin. Avevo un ragazzo che si chiamava Martin. Ah, sì? Sì. Ma l'avevi prima, no? Sì, sì, è finita. Ah, bene. Sì. Ti chiamano Martinuccio? Sì, Martinuccio in altri modi. Vuoi bere altro? Te lo preparo. Aspetta solo un momento, eh. Aspetta. No. Pronto? No, Luz, no. Adesso non posso. Dopo ti chiamo, va bene? Ciao. La tua ragazza? No. No, 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 no. Luz è una compagna di scuola non molto brava. Vuole studiare con me per qualche ora. Ebbene, che altro ti preparo? Dimmi cosa preferisci. Non so. Martinuccio, oh. Che succede? Isolinda, che stai facendo se tutta là? Andiamo a lavorare. Non vedere Floricienta? No, no. Tranquilli, amore miei. Ora la mamma va a dire a quei tizi che mamma e papà devono sposarsi con tanto di certificati. Ah! Oh, mamma mia, che succede? È il lutto? Quanto mi dispiace, mi perdoni. Io stavo cercando una persona, quello che mi ha mandato questa lettera, un poverino senza emozioni. No, 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 no! Non vi avvicinate ai miei figli perché vi taglio le mani. Lei è una faccia buona, per favore mi aiuti. Mi hanno mandato questa lettera che non mi permette di sposarmi. E questa è una cosa terribile. Ora, lei conosce il tipo che ha scritto questa lettera? Si tratta dell'arcivescovo del nostro paese, la massima autorità della religione. Ah, e dove posso trovare quest'uomo? Mm-hmm. Di fronte a te. Lei? Non ci posso credere! Dai, per favore, figliolo, tranquillizzati. Magari è andata a fare una passeggiata, hai visto che bella giornata? Inoltre, che problemi può avere lei? La suocera si occupa di tutto. Parliamo un attimo di noi due, figliolo. Che cos'altro affitto? Un salone, una tenda o una stanza? Mamma, non è il momento. Ah, vuoi un posto un po' più grande? Bene, allora non so. Parlando delle partecipazioni, figliolo, il tuo nome deve andare prima, lo sai, perché tu sei il conte, non sarai re, ma va bene, come conte ti spetta di diritto. Mamma, Flora e i miei figli sono spariti e tu mi stai parlando di sciocchezze e non mi aiuti, non mi aiuti per niente. Mi perdoni, contessa, ma in questo caso il signore ha ragione. Come quello che sto dicendo sono sciocchezze, molto bene. No, allora, no, no. Sai una mamma, cosa, io mamma. Non vi aiuto più. Lascia fare me, Flora. Sì, 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 sono io. Va bene, va bene. Io le chiedo mille volte scuse e arrivo immediatamente. Che succede? Succede che Flor ha insultato l'arzobispo. Ecco cosa succede. Facciamo una cosa, risolvi con mia madre. Io vado a vedere che cosa fare. Salve, sì, guardi, oggi noi non compriamo nulla. Ma io sono la ragazza di Martin. Ah, la ragazza di Martin. Martin! Sì? Luz! Martin! Va bene, alla fine ho cambiato idea, Nicholas. Sai una cosa? Io ti ho visto lottare tanto per il tuo amore per Valentina che ho cambiato idea. Sì, non mi è servito a molto, ma... Dai, forza, tigre, coraggio. Sì, sì. Maya vorrebbe restare per stare con me e che le dico io? Le dico che deve andare. Lo vedi che sono un matto? Non le posso dire questo, devo lottare per farla restare. Senti, a me sembra che sei un po' confuso, perché prima no, poi invece sì, poi ancora no e ora di nuovo sì. E se lei cambia idea, che facciamo? Cambia idea, cambia idea. Io sono l'uomo, le dico di cambiare idea e lei la cambia, Nicholas. Beh, la sua parte positiva sembra svanita nel nulla. Faccia, ma io... faccia, io sono il fratello, sì, non voglio sapere bene, niente. Non ti dico niente. Amore mio, stai bene? Ti senti in colpa e sei venuto a controllare? Che? Bene, amori miei, ora state tranquilli. Io riconosco di aver esagerato un pochino. Prima il fatto è che quel signore, io, se solo voi mi conosceste, sono una persona a modo, assolutamente tranquilla, ma sono nervosa. La verità è che lui non mi ha rispettata. Io voglio sposarmi con mio marito, abbiamo già 3 bambini e questo è chiedere troppo conte. Flor, Flor, ma che fai? Sei impazzita? Perché te ne sei andata coi bambini senza avvisarmi? Mi ha chiamato l'arzobispo, ha detto che gli hai mancato di rispetto. Lui ci ha mancato di rispetto, ci ha mandato questa lettera, leggi? Ci consiglia l'adulterio, conte! Conte. Ora gliene dico 4. Irrispettoso, mi ha chiuso la porta in faccia, maleducato. Smettila, smettila. Eminenza, io le chiedo umilmente perdono.
Che siamo così angustiati per tutta la situazione. Sono le leggi, la tradizione. Bene, io capisco che la signorina non possa comprendere. È un'altra cultura. Mi sta dicendo che non sono colta. L'unica cosa che so è che quando le leggi sono ritenute sbagliate, Flor, vengono corrette Flor, il prima basta. Possibile. Ascolta, io figliola. Non le chiedo di non seguire le tradizioni. L'unica cosa che le chiedo è di considerare due persone che si amano, che hanno 3 figli e che si vogliono sposare, in più vittime di un inganno. Io ti capisco, figliola, ma sono le leggi divine. No, sono leggi orribili. Io sono sicura che in alto e da altre parti si farebbe di tutto perché due persone possono sposarsi e rimanere unite per sempre. Bene, va bene. Un minuto, per favore. Mi aspettate? E ora? Che farà? Il minuto di riflessione cricoraganese. Oh. Questo proprio non ci voleva. Quanto dura questo minuto? 60 secondi. Mi stai prendendo in giro, Conte. Mi chiedevo se era un minuto simbolico. Bene. Io benedico e approvo questo amore che professate. E sono sicuro che anche in alto è così. No! Ho studiato minuziosamente i nostri antecedenti. E quindi ho pensato. Sì. Ho pregato. Oh, forza, ce lo dica, Eminenza, lo dica! Non potete sposarvi. Entra in azione la banda di...